Siamo ormai nel vivo della fase 2 e sono tante le attività commerciali, dai bar a negozi, che hanno ripreso a lavorare. Nonostante le nuove disposizioni, i clienti, secondo l'opinione dei titolari, sono rispettosi delle regole. È iniziata la fase 2 da una settimana e tu che cambiamenti hai notato all'interno della tua attività? Beh, ecco, sicuramente per quanto riguarda la nostra attività e soprattutto questa settimana, diciamo che è finita con sabato, che fortunatamente era bello, diciamo che è partita abbastanza bene perché comunque la gente aveva voglia di uscire, in centro c'era parecchia gente. Dopo nei negozi chiaramente era un po' più difficile entrare perché c'è sempre un po' di timore, un po' per il fatto psicologico di questo virus, un po' perché comunque magari non si aveva neanche troppa voglia di comprare, però comunque da noi è passata parecchia gente, siamo contenti, ad esclusione magari di quei 2 o 3 giorni che è stato un po' brutto e che c'è stato un po' di calo chiaramente di passaggio, però quello comunque nei giorni in cui era bello si vede che la gente ha voglia di uscire, ecco. E voi nella vostra attività che precauzioni avete dovuto adottare? Noi nella nostra attività abbiamo messo questo pannello di plexiglass alla cassa per evitare un po' di essere troppo vicini al cliente e viceversa. Abbiamo il gel sempre in cassa e oggi dovrebbe arrivarci finalmente il sanificatore all'ozono e in questi giorni invece sanificavamo l'abbigliamento con la stirella e quindi col vapore a 80-100 gradi. E ogni volta che il cliente si provava il capo lo sanificava sempre con la vaporella. Abbiamo il gel all'entrata o i guanti in base a se uno non vuole mettersi il gel e noi adoperiamo i guanti durante tutto l'orario di lavoro. E di solito notate che i clienti rispettano le regole? Sì, sicuramente mi metto anche nei panni dei più giovani, è più difficile inserirsi nel meccanismo del infilarsi la mascherina perché comunque molti vedi che stanno a distanza magari fuori, poi appena entrano c'è una mascherina sotto al mento, quindi devo ricordarsi di mettersela su. Però sì, comunque tutti appena entrano cercano il gel per metterselo, i guanti. No, vedo abbastanza serietà, quello sicuro. Siamo ormai nel vivo della fase 2, quindi le attività come negozi, bar e ristoranti sono di nuovo aperte. Voi avete notato qualche cambiamento nella vostra clientela? Abbiamo con felicità visto diversi nostri clienti fissi. Chiaramente il centro storico sta subendo una piccola battuta del resto perché essendo composto anche da tante aziende pubbliche, le aziende pubbliche hanno ancora tante, diciamo, dipendenti in smart working, quindi l'afflusso legato anche agli utenti che lavorano all'interno delle aziende pubbliche è calato. E invece è rimasto, vedo abbastanza invariato, quello dei clienti fissi invece che lavorano in strutture private. Quindi io direi che la vivacità sta crescendo piano piano, la voglia di normalità sicuramente sorpasserà la paura. Cos'è cambiato? È cambiato solamente che le nostre regole che abbiamo sono leggermente differenti e quindi anche noi dobbiamo tutti insieme capire come ritornare alla normalità. Ci vorrà qualche settimana, non sarà subito semplice, ma io sono sicuro che in un mese ritorneremo tranquillamente a più o meno le attività che facevamo prima, con qualche accortezza in più. Tutto E per voi, per la vostra attività, è stato difficile, diciamo, adattare il vostro bar alle nuove linee guida? È stato difficile nel senso che chiaramente avendo un terzo dei coperti il lavoro è chiaramente molto più limitato, ora che l'utenza è ancora abbastanza bassa si riesce a gestire bene, speriamo che al più presto possibile ci sia questo nuovo piano per la nuova occupazione del suolo pubblico e quello dovrebbe darci una mano e risolvere tanti problemi che ora abbiamo. Ma io sono fiducioso che anche questo entro giugno, come ci ha detto il comune, riusciremo ad avere la nuova occupazione, quindi a reintegrare quei coperti che abbiamo perso per le logiche del decreto e riusciremo a ritornare a fare un lavoro
Non so se come pre il Covid, ma almeno accettabile che abbia un senso dal punto di vista economico. Sono riaperte anche le attività legate alla vendita di piadine o comunque ai chioschi. Come avete dovuto adeguare la vostra attività in base alle nuove regole? Abbiamo cambiato chiaramente la disposizione che avevamo prima per l'accoglienza dei clienti. Se prima andavamo direttamente dall'interno del chiosco, adesso siamo dovuti uscire e faccio una specie di sbarramento che ci dispiace un po' tenere un po' la lontananza con i clienti, però abbiamo deciso di fare in questa maniera qui e sembra che la gente insomma capisca abbastanza e stanno abbastanza alle regole, insomma, guardano prima di entrare, che non ci siano altre persone, tengono le distanze, insomma, sembra che abbiano reagito bene. Ognuno, ogni tanto qualcuno cerca di avvicinarsi alla Alla porta. postazione iniziale senza rendersi conto, lo vedi che fa degli slalom, ma li riprendiamo subito, ma nessuno si è lamentato, No, ecco. e poi tantissimi chiedono anche come fare, quindi sono bravi, fra virgolette, diciamo così. E per quanto riguarda il vostro lavoro e il vostro rapporto con i clienti, com'è cambiato? Allora, è cambiato sicuramente col fatto che siamo noi per prime a cui piace l'aggregazione, il fatto di stare insieme, fra virgolette, ogni possibilità è buona per fare una festa, e invece così dobbiamo tenere un pochino più le distanze. Questa è la cosa che ci dispiace, proprio la distanza, la distanza, non fare aggregazione, che alla fine è la cosa che abbiamo cercato nel nostro primo anno di attività di fare. E per quanto riguarda la clientela, avete notato un calo? Voi comunque avete continuato anche a fare attività di asporto? Guarda, nel primo periodo abbiamo fatto proprio il domicilio, quando era concesso poi solo quello. Poi abbiamo iniziato ad aprire con l'asporto, che le persone non potevano sostare qui, e questo secondo me è la cosa che li ha fatti, come possiamo dire, li ha fatti. Non so cos'è. È il momento in cui si sono lamentati di più, ecco, perché loro avrebbero preferito prendere e mangiare e fermarsi direttamente qui, specialmente i lavoratori quando avevano pochissima pausa erano in piedi e ci dicevano proprio: ma non ci possiamo sedere, si è stati in piedi tutta la mattina. Ecco, questa è una cosa che la lamentela più grossa che abbiamo avuto. Poi, al di là di quello, è andato tutto veramente molto bene, fino ad ora, insomma. E per quanto riguarda la clientela, avete notato un calo? Voi comunque avete continuato anche a fare attività di asporto? Guarda, nel primo periodo abbiamo fatto proprio il domicilio, quando era concesso poi solo quello. Poi abbiamo iniziato ad aprire con l'asporto, che le persone non potevano sostare qui, e questo secondo me è la cosa che li ha fatti, come possiamo dire, li ha fatti. Non so cos'è. È il momento in cui si sono lamentati di più, ecco, perché loro avrebbero preferito prendere e mangiare e fermarsi direttamente qui, specialmente i lavoratori quando avevano pochissima pausa erano in piedi e ci dicevano proprio: ma non ci possiamo sedere, si è stati in piedi tutta la mattina. Ecco, questa è una cosa che la lamentela più grossa che abbiamo avuto. Poi, al di là di quello, è andato tutto veramente molto bene, fino ad ora, insomma.